relatore di oggi si chiama Gabriele Matino, ve lo presento brevemente. Si è laureato in conservazione dei beni culturali all'Università di Ca' Foscari, si è poi dottorato in storia dell'arte a Nottingham e ha cominciato a collaborare come research fellow con Save Venice. E adesso è co-curatore della mostra che si aprirà nel settembre di quest'anno, 2021, Nascite e Rinascite. È una sorta di celebrazione dei famosi 1600 anni dalla nascita della città. Gabriele Matino ha pubblicato con Patricia Fortini Brown una vera e propria piccola guida del Carpaccio a Venezia nel 2018. E recentemente con Dorit Reines ha pubblicato un libro sulla chiesa di San Polo fra devozione e feste popolari. Gli do la parola. Eravamo d'accordo, avevamo cominciato il nostro ragionamento proprio a partire dal dipinto che avete sotto gli occhi, perché questo mi pareva particolarmente significativo, ma a ragion veduta Gabriele Matino ci ha proposto di allargare il ragionamento ad una serie di altri dipinti del Carpaccio che pure alludono all'area realtina. E quindi il discorso sarà più complesso e più articolato di quanto inizialmente avessimo pensato. Gabriele, a te la parola. Mi sentite tutti? Spero proprio di sì. Ci tengo innanzitutto a ringraziare la professoressa Calabi per la presentazione e per avermi invitato qui questa sera a presentare il mio lavoro, una scampagnata, chiamiamola così, una scorribanda con Carpaccio nell'Arialto del suo tempo, quindi nell'Arialto del Cinquecento. Prima di cominciare ci tengo a sottolineare come tutte le opere di cui discuterò questa sera, segnatamente avremo il miracolo della reliquia della Croce Arialto, la vocazione di San Matteo, che è già stato citato, e una cena in Emmaus oggi a San Salvador, sono tutte opere che sono state restaurate grazie al supporto di Save Venice. E così anche ci tengo a ringraziare Save Venice per avermi fornito tutte le immagini che utilizzerò oggi con dei dettagli in altissima qualità che ci permette proprio di osservare da vicino le opere di Carpaccio. Si tratta di scatti che si trovano all'archivio della Rosen Library di Save Venice e sono stati realizzati da Matteo De Fina. Dunque, veniamo a noi al titolo, In Visceribus Urbis. Questa è una formula che io ho mutuato da un volume di Ennio Concina, Venezia nell'età moderna, dove si parla proprio di questa strutturazione della città alla stregua di una struttura anatomica e si concentra proprio nell'ombelico, nelle viscere della città, dove c'è la parte più importante legata naturalmente al commercio, alla vendita del dettaglio, a transazioni economiche, ma l'elemento che mi interessa è il connubio che si trova tra queste e il dato religioso e il dato devozionale. Pensate, per esempio, visto che poi parleremo di San Salvador, pensate a tutte le botteghe di proprietà dei canonici regolari che erano adagiate lungo le mura di San Salvador, dunque già questa commistione tra religioso e profano. Pensate soprattutto, vediamo se intende partire, eccoci qua, pensate soprattutto all'area realtina, che poi sarà l'argomento principale di questa lezione, e soprattutto alla chiesa di San Giacomo di Rialto. Io voglio iniziare con questa citazione, la professoressa Calabi ne ha già discusso ampiamente nel suo volume di Rialto, una citazione molto interessante di cui vi leggo esclusivamente la parte in italiano, o meglio la traduzione in italiano. Sia la tua croce, o Cristo, vero salvezza di questo luogo. Attorno a questo tempio sia la legge dei mercanti giusta, i loro pesi corretti, onesti, i loro contratti. Ora, quello che mi colpisce in questo caso è la messa in relazione tra il Cristo da un lato e i mercanti dall'altro, la croce ancora dal lato del Cristo, mentre dalla parte dei mercanti abbiamo i loro pesi e i loro contratti, e poi la legge della salvezza, che porta alla salvezza di tutti quanti, messa in relazione in qualche modo alla legge dei mercanti che deve essere giusta. Questa commistione di cui sto parlando da un po' di tempo tra religione e commercio è una sorta di filo rosso che attraverserà, questo è il mio augurio, tutta la lezione e che dunque volevo porre fin dall'inizio di questa lezione.
Iniziamo ricollegandoci al dipinto di cui ci ha parlato la lezione precedente Giulio Manieri Elia delle Gallerie dell'Accademia. Miracolo della Reliquia della Croce del Ponte di Rialto. Io vi metto una datazione tra il 1494 e il 97, 94 quella più citata, 97 io tendo a spostarla più avanti, ora non mi dilungherò su queste questioni, però questi sono gli estremi cronologici di cui vi parlo oggi. Sapete bene come il dipinto viene commissionato dalla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, scuola che viene fondata nel 1261, inizialmente si trova presso la chiesa di Santa Ponal, a partire dal 1301 si trasferisce presso la chiesa di San Giovanni Evangelista, quindi qui a sinistra, inizialmente posta in un altare all'interno della chiesa e successivamente invece, mano a mano che avanza il tempo, viene ad allargarsi negli edifici della famiglia Badoer fino a installarsi proprio e ad ampliarle, farle diventare la sede della confraternita. Motivo scatenante di questo ampliamento sia degli spazi a disposizione della scuola, ma anche del suo prestigio, delle sue ricchezze, del numero di confratelli, dico il motivo scatenante tutto questo è la donazione nel 1369 della reliquia della Vera Croce, donata alla scuola da Philippe de Maizière e che porta a possedere la confraternita una reliquia miracolosa, talmente miracolosa che Marin Sanudo ne indicherà proprio la peculiarità come una tra le pochissime reliquie presenti a Venezia in grado di realizzare dei miracoli. Dicevo dunque, la scuola si allarga e la reliquia viene ad essere accolta oltre la parete che vedete qui a schermo all'interno dell'oratorio della Croce, oratorio che oggi si trova in questa veste settecentesca, probabilmente ad opera di Massari, ma che in realtà al tempo di Carpaccio dovette essere per lo più con questo aspetto. Quello che vedete qui è una ricostruzione virtuale che potete osservare in realtà navigare attraverso il sito della scuola di San Giovanni Evangelista, oppure qualora si potesse andare a visitare, forse hanno riaperto le visite, poi questo in caso lo chiariremo più avanti, potrete avere la possibilità attraverso un tablet o un cellulare proprio di visitare l'ambiente così com'era al tempo, con i dipinti realizzati da Vittore Carpaccio, Mansueti, Bellini e molto altro, e soprattutto, questo è l'elemento che mi interessa, all'interno di questa visione vedere la collocazione del reliquiario della Vera Croce. Ora, il primo elemento molto interessante è notare questa presenza, ovvero il reliquiario che troverete all'interno dell'oratorio è presente anche nei dipinti ed è un elemento molto interessante perché sopravvive i secoli ed è esempio materiale della devozione di questa importantissima confraternita. Soprattutto lo uso come punto di partenza per cominciare a affrontare le tematiche più relative al dipinto. Ora, quello che vedete è il frontespizio di un incunabolo databile attorno al 1480-85, intitolato Questi sono i miracoli della Santissima Croce della scuola di San Giovanni Evangelista. È un incunabolo che è stato rintracciato da Fortini Brown al Museo Correr e che fin dal frontespizio dichiara due elementi fondamentali: il reliquiario della Vera Croce, qui posizionato, e i due pastorali che vengono ad essere i veri e propri simboli della confraternita stessa. Sono elementi, o meglio, simboli che si ritrovano anche sulla cappa dei confratelli, ovvero sull'uniforme che i confratelli vestivano nel momento in cui abbandonavano le vesti delle loro veste laiche e diventavano comunità attraverso l'utilizzo tutti quanti della medesima uniforme. Ora, quello che vedete è il testo che con ogni probabilità Carpaccio dovette utilizzare per disegnare, anzi per dipingere il suo miracolo al Ponte di Rialto. Innanzitutto viene contestualizzato, si parla del tempo del patriarca da Ca Querini, si tratta in questo caso del patriarca Francesco Querini, attivo come patriarca tra il 1367 e il 72, quindi abbiamo una contestualizzazione temporale molto precisa. In quel tempo si parla di un indemoniato che viveva a Venezia, i familiari erano disperati in quanto non si riusciva a trovare una soluzione, decidono di rivolgersi al patriarca, il quale si dichiara immediatamente incapace di poter sanare lo stesso, ma in realtà, considerata la devozione, quella del patriarca, nei confronti della reliquia della Vera Croce, chiede di farsi portare la reliquia al proprio palazzo del Papa a Rialto, la sede patriarcale del tempo, e lì esposta la reliquia all'indemoniato, questo viene immediatamente sanato.
Ora, fondamentalmente si tratta di un copione molto, molto succinto che, ciò non di meno, Carpaccio riesce a trasformare in una delle opere più affascinanti e importanti del Rinascimento veneziano, dal mio punto di vista una delle opere più apprezzabili per quanto riguarda la veduta della città, sempre di nuovo dal mio punto di vista molto più apprezzabile rispetto perfino a Canaletto. Due elementi importanti da sottolineare in questo dipinto. Innanzitutto la ricontestualizzazione dell'evento. Come vedete, l'evento non avviene nel 300 come descritto nell'incunabolo, ma in realtà è stato riportato al tempo di Carpaccio e al tempo dei suoi committenti. Quindi siamo in chiusura del 400. È un elemento importante che discuteremo più avanti. Per quanto riguarda invece l'altro elemento su cui voglio attirare la vostra attenzione è la capacità di Carpaccio di suddividere l'episodio che sta narrando attraverso momenti diversi, ed è una strategia narrativa che lui viene a sviluppare proprio in questi anni nel ciclo narrativo per la scuola di Sant'Orso. Là vi ricordo che il dipinto per la scuola di San Giovanni Evangelista viene ad essere realizzato a metà della realizzazione del dipinto di Sant'Orso. Allora, i due momenti in questo caso sono rappresentati ai due estremi della tela. A partire da destra abbiamo l'antefatto con i confratelli, li vedete tutti con la cappa della scuola, lo stendardo con sulla sommità la reliquia della Vera Croce, che attraversano il ponte levatoio, il ponte di Rialto, per poi arrivare a un certo punto in primissimo piano sulla sommità dell'edicola al fatto vero e proprio, ovvero al patriarca che risana lo stesso attraverso l'esposizione e l'imposizione della croce. Ora, ciò che mi interessa però a questo punto andare ad analizzare è la porzione che rimane in mezzo, ovvero Rialto. L'abbiamo usato questo dipinto per descrivere e contestualizzare un po' Rialto, prometto che ci ritorneremo in chiusura di questa lezione, per ora invece cerchiamo di seguire un po' quello che era il percorso dei confratelli e andare a concentrare la nostra attenzione in Campo San Giacomo. Questa è una veduta, l'avrete un dettaglio della veduta prospettica di Venezia di Jacopo De Barbari, l'avrete riconosciuto tutti quanti. I confratelli sarebbero scesi dal ponte di Rialto per proseguire lungo questa via, qui avrebbero trovato Campo San Giacomo, di cui discuteremo, poi girando invece avrebbero proceduto verso San Silvestro per arrivare al Palazzo del Patriarca. Vedete altri elementi importanti come la loggia dei mercanti qui rappresentata, vi sottolineo, ma lo sapete già tutti, che la si ritrova anche nel dipinto Carpaccio. Ebbene, la loggia dei mercanti era luogo di ritrovo dei mercanti, ma in alcuni periodi viene ad essere anche il luogo dove vengono collocate delle banche. Ora, per quanto riguarda i banchi, che è proprio l'argomento, i banchi di scritta li troviamo in Campo San Giacomo. Questa la chiesa, un luogo importantissimo per la storia di Venezia. La professoressa Calabi ha citato le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Venezia, secondo la leggenda e tradizione, viene fondata qui. Siamo nel 25 marzo del 421. Il 25 marzo è data cruciale perché, secondo la storia della salvezza, 25 marzo viene ad essere la data in cui viene creato Adamo, ma ancora l'Annunciazione, di conseguenza l'incarnazione, la crocifissione di Cristo, una serie di elementi della storia della salvezza all'interno dei quali si inserisce dal Campo di San Giacomo con la presenza dei banchi di scritta. Per osservare un esempio di un banco di scritta, ci avviciniamo a quest'opera. È un'opera molto interessante, la vocazione di San Matteo, Vittore Carpaccio, restaurata di recente grazie al supporto di Seibenis, e come vi diceva la professoressa Calabi, opera che si trova alla Scuola Dalmata di Santi Giorgio e Trifone. Ora, prima di iniziare, è gioco forza andare a chiarire una questione che si trascina ben dal 1910 ed è relativa alla figura di Matteo. Ora, a partire dal 1910, con un articolo di Osvaldo Bohm e poi una serie di studiosi, in realtà non molti studiosi si sono dedicati a quest'opera, si è sempre identificata la figura di Matteo come la rappresentazione di un ebreo di primi 500, l'opera è datata 1502, questo sulla scorta della presenza di una fascia gialla attorno al cappello.
Si tratta di un'ipotesi che però non trova nessun tipo di fondamento e quindi è un elemento che, a cui tengo particolarmente, che è importante chiarire. Allora, la prima indicazione nel mondo cristiano relativa all'utilizzo di abiti diversi per distinguere cristiani da ebrei risale al Concilio Laterano IV del 1215, dove proprio si specifica la necessità che ebrei e cristiani siano diversificati dagli abiti. Questa specifica viene accolta da diverse potenze europee, Venezia non poteva essere da meno. La prima documentazione che abbiamo risale al 1394, quando un decreto del Senato impone l'utilizzo di una O gialla, di una dimensione che va equiparata a un panino da 4 denari, una O gialla che deve essere posta sulla giubba esterna, quindi sul busto degli ebrei. Nel 1408 si viene a specificare sia la materia, una cordella gialla, sia la dimensione, un digito. Nel 1430, infine, vedete come questo viene allargata, quindi questo dà l'obbligo di vestire questa O gialla non solo agli ebrei che si muovono in città, ma anche a tutti coloro che si muovono nel dominio veneziano, sia, scusate, nello stato da terra che nello stato da mare. Ora, quello che vedete qui in immagine è un esempio di un martirio di San Simone, dove vedete che dove tutti gli aguzzini vestono esattamente questa O gialla. Si cambia contesto, ma la O gialla non cambia. Qui siamo in Germania, medesima iconografia, ovviamente i personaggi sono disposti in maniera diversa nello spazio pittorico, ciò non di meno ancora la presenza della O gialla molto chiara, guardate in questo caso è posta sulla spalla in modo che non vi siano dubbi. A Firenze lo ritroviamo in questo frontespizio di un volumetto di apertura del Cinquecento, non c'è la possibilità di utilizzare i colori, ciò non di meno la O compare sulle giubbe di tutti questi ebrei che stanno profanando l'ostia consacrata. Interessante anche l'esempio di Michelangelo, non tanto perché è Michelangelo, naturalmente io vi sottolineo la O gialla qui posizionata, non tanto perché è Michelangelo, quanto perché ci troviamo nella Cappella Sistina, non è quindi una chiesa come luogo che accoglie questo tipo di iconografia, ma è la chiesa come istituzione che convalida e richiede la rappresentazione della O gialla come elemento distintivo e di demarcazione tra cristiani ed ebrei. L'ultimo esempio che vi porto è più avanti, lo confesso siamo nel 51, è una patente di Ferdinando I, ma ancora nuovamente ben chiaro quello che era necessario esporre sulla giubba una O gialla con dimensioni e colore. Dunque questo per farvi vedere come l'utilizzo della O gialla non è una peculiarità veneziana, nemmeno italiana, è una questione europea, quindi una questione molto più ampia del mondo cristiano del tempo. Qualcosa cambia a Venezia a partire dal 1496. Nel 1496, in sostituzione della O gialla o in aggiunta della O gialla, si richiede la presenza di una berretta gialla. Io qui vi faccio l'esempio di un dipinto interessante, vedete Madonna col bambino, Santi e la famiglia Norsa, una famiglia di ebrei, ora non mi dilungo sulle origini del dipinto, le motivazioni, qua fondamentalmente abbiamo una famiglia di ebrei sottoposta alla Madonna col bambino, quindi assoggettata, in realtà la storia lì indica come obbligati a finanziare questo dipinto, ciò che è importante è che dal punto di vista iconografico ritroviamo chiaramente sia la O gialla che il berretto giallo. E veniamo dunque al nostro San Matteo, il quale di sicuro non è rappresentato come un ebreo. Una serie di decreti che vi ho fatto vedere finora erano assolutamente comuni a Venezia, costanti nel corso del tempo ed è improbabile che Carpaccio non ne fosse al corrente. Quello che vediamo qua è la rappresentazione di un banchiere cristiano che si muove in una bottega molto simile a quelli che si trovavano, i banchi che si trovavano a Rialto. Io qui ve lo metto in relazione con uno degli edifici angolari che ancora si trovano a Rialto, non voglio per forza indicare origini cronologiche comuni o contemporanee, sapete comunque che ci troviamo in questo caso proprio fronte alla Naranzeria, dietro la chiesa di San Giacomo. Ciò che mi interessa per andare a identificare in maniera più precisa cosa stiamo guardando è concentrarci proprio sul dettaglio che avevo utilizzato in apertura come copertina. Il primo elemento che attira l'attenzione è la presenza di questi due tappeti. Sono ovviamente oggetti che da un certo punto di vista proclamano, esibiscono
la ricchezza del proprietario, quindi in questo caso del banchiere, ma sulla scorta di studi di Reinhold Muller, questi vengono a identificare il banco come un banco da tappeto, ovvero una banca la cui licenza ufficiale era stata data e consegnata dai consoli dei mercanti, avevano dunque licenza ufficiale per lavorare in campo San Giacomo. Si tratta dunque di una banca dove si facevano transizioni, fondamentalmente operazioni di giroconto, e per avere ulteriori elementi da questo punto di vista sul loro funzionamento vi rimando a un post molto interessante che si trova proprio nel sito dell'associazione Progetto Rialto, fatto da Pezzolo, dove, facendo il caso specifico di Girolamo Priuli, vi offre notevoli indicazioni. Quindi abbiamo una rappresentazione precisa, qui cominciamo a trovarci davanti a Carpaccio che rappresenta in maniera particolareggiata un banco da tappeto. Con ogni probabilità Carpaccio dovette recarsi a Rialto, copiare dei banchi tappeto per arrivare a produrre la propria raffigurazione. Un altro elemento interessante che proprio dimostra la conoscenza palmare di questi ambienti da parte di Carpaccio è la presenza di questo vassoio che vedete con uno dei lati minori che si chiude a becco, una sorta di imbuto, vassoio che confesso non sono ancora riuscito a risalire al suo nome, magari qualcuno tra di voi che mi sta ascoltando mi potrà illuminare. Di sicuro sappiamo quale fosse la funzione di questo oggetto. Lo ritroviamo in un disegno di un camerlengo da comune, vi faccio notare la scritta qui, si tratta di un disegno da un'opera di Livio, un manoscritto, tra l'altro la professoressa Calabi l'ha pubblicato sempre nel volume su Rialto, dove vedete un camerlengo da comune che riversa delle monete su questa tavoletta di legno, le monete verranno contate e poi riversate tramite proprio questa forma di imbuto all'interno di un sacco. La medesima cosa ve la faccio vedere anche in questa molto 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 interessante miniatura, è un evangelario che si trova nella biblioteca marciana, proviene dal tesoro di San Marco, vedete una datazione al XIV secolo, rappresenta esattamente l'episodio della vocazione di San Matteo, scusate, e di nuovo qui abbiamo la raffigurazione di un oggetto che ritroviamo in Carpaccio a un secolo di distanza. Quindi Carpaccio rappresenta qualcosa di comune, immediatamente riconoscibile per chi frequentasse i banchi di Rialto e soprattutto per chi in questi banchi ci lavorava. Ora, proseguendo questa carrellata sul banco di Matteo, vediamo delle pile di ducati d'oro, delle lire d'argento, ancora dei sacchetti già ricolmi di monete, una piccola cassaforte, poi questa tappezzeria sullo sfondo che piano piano ci accompagna a un dettaglio molto interessante. Ora, sulla sommità della parete, come potete vedere, troviamo una serie di tasche di cuoio imbullonate a parete, poi questa listerella sempre bloccata, dove abbiamo delle ricevute di cambio, semplicemente delle ricevute di cambio. L'elemento interessante, innanzitutto perché immagino a buona parte di voi abbia portato alla mente quel trompe-l'oeil che Vittore Carpaccio dipinge nel retro della Caccia in Laguna, opera che si trova al Getty Museum e fa pandan naturalmente con le dame di Carpaccio oggi al Correr, ma in realtà di nuovo Carpaccio qui dimostra di conoscere esattamente quello che sta rappresentando. Vi faccio un esempio molto interessante con una raffigurazione, si tratta di una silografia, la raffigurazione di una banca fiorentina, vedete come siamo a Firenze sulla chiusura del secolo, e dove di nuovo potete osservare sia le tasche che poi questa fascetta fissata alla parete dove si tengono delle ricevute. Qui ovviamente due esempi di ricevute di cambio, questa è databile 1402, ne abbiamo molte altre, di nuovo per cogliere l'occasione per farvi vedere anche il materiale visivo compreso all'interno degli studi di Reinhold Muller, da dove ho preso questi esempi. Reinhold Muller che è stato grande amico e grande aiuto durante l'analisi di questo dipinto. Quindi ci troviamo davanti a una rappresentazione molto precisa di un banco di tappeto, una rappresentazione che dunque risulta immediatamente riconoscibile da parte dell'osservatore, anche perché, esattamente come nel caso del miracolo della reliquia di Rialto, l'avvenimento viene ricontestualizzato al tempo dell'osservatore, quindi l'avvenimento avviene nuovamente e si dimostra dunque la sua realtà di nuovo davanti all'osservatore.
Ora, giunti a questo punto, Carpaccio ha in serbo un'altra sorpresa, e la sorpresa è legata alla sua particolare e personale interpretazione dell'immagine. Mi spiego subito. L'immagine è tratta dalla descrizione che abbiamo dell'evento da parte nel Vangelo di Matteo, dove si specifica come il tutto avviene, come Cristo e Matteo si incontrano. Cristo sta girando per le città, per la città, vede un uomo seduto al banco delle imposte, gli rivolge la parola «seguimi» ed egli si alzò e lo seguì. Così cito Matteo. Ebbene, ciò che sottolinea in questo caso Matteo è l'immediata reazione di Matteo stesso, scusate. Ora, questa reazione immediata da parte di Matteo è un elemento che ritorna perfino in Jacopo da Varagine, il quale offre una sorta di analisi, indagine etimologica del nome Matteo, che infatti lui lega direttamente al dono della rapidità e di nuovo sottolinea questa immediata conversione, perché naturalmente la decisione di seguire Cristo corrisponde a una conversione immediata di Matteo. Ora, la tradizione iconografica su questo episodio segue nella maggior parte dei casi proprio il dettato evangelico. Vi faccio un esempio relativo a quest'opera, un trittico di San Matteo di Orcagna e il fratello Jacopo di Cione. È un trittico che viene commissionato dall'Arte del Cambio, molto interessante. Siamo a Firenze, lo vedete sagomato, veniva a ricoprire una porzione di uno dei pilastri della chiesa di San Michele, in prossimità ovviamente dell'altare dell'arte. Del cambio. Ora, se ci concentriamo sul dettaglio relativo alla vocazione di San Matteo, vedete esattamente una riproposizione in immagine di quanto rappresentato, o meglio, da quanto raccontato nel narrato biblico. Matteo, l'esattore delle tasse, ha già abbandonato la bottega. Tutto il corpo è proteso nel confronto del Cristo, il quale gli indica la via. La decisione è già stata presa, immediatamente presa, tanto che l'assistente di Matteo alle spalle già lo saluta, e un elemento a mio avviso molto interessante è la presenza di nuovo di un tappeto che copre il banco a testimoniare, abbiamo documentazione naturalmente archivistica, oltre che visiva in questo caso, della presenza dei banchi da tappeto anche in contesto fiorentino. Comunque l'importante in questo caso è sottolineare come la decisione sia immediata e Matteo segua immediatamente la richiesta del Cristo. La situazione non è esattamente la stessa in questa raffigurazione, sempre del medesimo episodio, ma con una velatura più interessante. Si tratta di un'opera attualmente attribuita a Pietro da Rimini, con qualche dubbio, un affresco sfortunatamente perduto che un tempo si trovava nella cappella di San Matteo, nella chiesa di Santa Maria in Portofuori, a Ravenna. Ora, qui il Cristo non è al di fuori della bottega, ma è proprio sulla soglia della bottega. Vedete con che fatica cerca di convincere Matteo a seguirlo, le braccia che indicano l'esterno, il volto che lo guarda, il tentativo di creare un contatto visivo con Matteo per cercare di convincerlo ad alzarsi. Infatti Matteo non è uscito dalla bottega, è ancora seduto al suo banco, sta facendo attenzione alla richiesta del Cristo, e ciò non di meno, mentre contempla la sua decisione, lo vedete con la mano sinistra che tocca ancora il suo denaro, come se non fosse in grado di lasciare il suo passato, come se non fosse ancora in grado di lasciare la sua ricchezza. Ora, se noi ci riconcentriamo sull'opera di Carpaccio, ci rendiamo conto che lui viene a inserirsi esattamente tra le due tradizioni. Da un lato abbiamo Matteo che è già uscito dalla bottega, un piede già fuori dalla soglia, la mano sinistra già stringe quella del Cristo, già lo sta seguendo, eppure la mano destra la ritroviamo immersa nel denaro. Se voi la guardate da questo punto di vista, dunque, si tratta di un'immagine che viene creata per opposti. Da un lato la decisione già presa, o comunque dove Matteo andrà, dall'altro ancora un momento di dubbio. Ed è all'interno di questo contrapposto che Carpaccio e i suoi committenti, naturalmente dunque i capi della scuola dalmata di Santi Giorgio e Trifone, vanno a identificare il significato, ovvero a porre l'osservatore davanti al dubbio di Matteo e alla decisione che comunque inevitabile è quella di scegliere il Cristo. Con questo dipinto si ricorda ai confratelli la necessità di abbandonare
alle proprie spalle quelli che sono gli interessi personali, privati, sia questo l'interesse di un banchiere come qualsiasi altro tipo di interesse, e dedicarsi al bene della comunità. Quindi un dipinto molto interessante che merita, e grazie proprio a questo restauro adesso viene riletto in maniera più approfondita, che ci permette di dimostrare come Carpaccio anche in questo dipinto viene a mantenere una tenuta concettuale elevatissima. Ora, finora vi ho fatto l'esempio di un banco da tappeto. Vorrei ora focalizzarmi per pochi minuti, controlliamo l'orario, per pochi minuti nella figura di un banchiere reale, un banchiere veneziano. Per fare questo mi soffermo su questa cena in Emmaus attribuibile a Vittore Carpaccio. Non è questa l'occasione adesso per soffermarsi su questioni attributive, è un'ipotesi, quindi prendiamola come tale. Ciò che mi interessa in realtà è il committente dell'opera e poi il significato che probabilmente Carpaccio viene a dare a quest'opera su richiesta del committente. Ora, questa cena in Emmaus, restaurata di nuovo grazie al finanziamento di Sebenis, durante il restauro si scoprono due elementi molto interessanti. Innanzitutto la data, 1513, che vi prego di tenere a mente, e secondariamente, solo in ordine in questo caso, il nome del committente, Gerolamo Priuli, e la sua età al tempo della commissione del dipinto, quindi nel 1513, 38 anni. Ora si tratta di Gerolamo Priuli del Banco, noto anche come diarista, non allo stesso livello di Sanudo, però comunque con un diario molto utile per capire l'umore del tempo. Vi presento dunque, vi introduco in questo caso la figura di Gerolamo Priuli. Io sarò abbastanza breve e di nuovo vi rimando al post di Pezzolo proprio sul sito di progetto, di associazione Progetto Rialto, dove si crea un profilo molto interessante, succinto ma ben fatto sulla figura di Gerolamo. In poche parole, Gerolamo ha un passato da mercante con un tirocinio a Londra, figura dunque molto attuale da questo punto di vista, il quale nel 1507 apre il proprio banco a San Giacomo di Rialto. La descrizione dell'apertura è fornita da Sanudo, si parla di di Gerolamo che viene accompagnato dalle figure più eminenti della società veneziana. Vi faccio solamente il nome di Domenico Trevisan, ma ancora del figlio del Doge, quindi abbiamo una compartecipazione a questo evento da figure istituzionali molto importanti che ne supportano naturalmente l'apertura. Ciò avviene con una parata con flauti, una celebrazione religiosa, e qui di nuovo sottolineiamo questo doppio aspetto del banco da un lato, ma dalla religione sempre come elemento fondamentale. E poi vi sottolineo questo elemento: prima la professoressa Calabi ha parlato di montagne di denari, ebbene al giorno dell'apertura del proprio banco Gerolamo Priuli, da ora in avanti noto come Gerolamo Priuli del Banco, si presenta con, lo potete leggere in questa parte, circa 60.000 ducati tra oro e moneta, effettivamente una montagna di denaro presentata per dimostrare le capacità finanziarie del nuovo banco. Il problema è il tempismo. Siamo nel 1507. Nel 1509 Gerolamo Priuli comincia a capire che la situazione non è tra le migliori. Autunno 1509, siamo a pochi mesi dalla disfatta di Agnadello, quindi siamo in contesto cambraico. Disfatta di Agnadello che porta a una retrocessione da parte di Venezia nel territorio di terraferma, fondamentalmente la perdita di quasi tutto il territorio di terraferma, con ripercussioni economiche enormi. E infatti qui vediamo Gerolamo Priuli che comincia a in qualche modo prevedere quello che potrebbe essere la sua fine. Di nuovo vi cito qui sotto, ed come il proverbio antico dice, che sono verba probate, la fine di tutti i banchieri è il fallire e scampare. Sfortunatamente il banco di Priuli fallisce proprio nel 1513, data quindi annus horribilis per Gerolamo Priuli, lo stesso anno, ve lo ripeto, in cui il nostro banchiere commissiona la cena in Emmaus che abbiamo citato all'inizio. Ora, a partire da questo momento, Priuli fondamentalmente sopravvive alla chiusura del proprio banco, si dedica nuovamente all'arte mercantile, ma in questo caso comincia a utilizzare i proventi della sua attività in maniera diversa, ovvero
da questo momento in poi Girolamo Priuli del Banco diventa noto come Girolamo Priuli dalle porte, in quanto comincia a restaurare numerosissime ingressi delle chiese veneziane e soprattutto comincia a elargire parte dei suoi introiti per donarli ai più bisognosi. Quindi c'è proprio un cambiamento un cambiamento etico da parte del nostro banchiere, il quale, se andate a leggervi i vari passaggi nel suo diario, descrive proprio come le sventure cambraiche, la sventura di Venezia, sia legata al peccato, allo stato peccaminoso della città, di come si porta avanti il commercio in maniera non più corretta e per altri vizi comportamentali e etici della città. Quindi vediamo proprio un cambiamento di Girolamo. Vi faccio un esempio per quanto riguarda una serie di elementi che lui viene a finanziare con i proventi della sua con i proventi della sua attività mercantile. Siamo nella chiesa di San Salvador, quindi torniamo a un edificio che vi ho citato in precedenza. Innanzitutto lui finanzia l'ingresso laterale della chiesa, che dà nelle mercerie, con questi affreschi attribuiti dalle fonti a Francesco Vecellio. Abbiamo una trasfigurazione, come vedete, sul soffitto, mentre ai due lati, ormai perduti, abbiamo le raffigurazioni di scene di Santo Doro e il Drago e di Sant'Agostino, capo dell'ordine ovviamente dei canonici regolari. All'interno, sempre Girolamo Priuli viene a finanziare l'ingresso a Sansovino. Siamo nel 1530, qui vedete l'insegna di Girolamo Priuli. È probabile, ma non è documentato, il fatto che abbia commissionato le portelle d'organo, dove tra l'altro le tematiche sono molto simili agli affreschi, sempre a Francesco Vecellio. Vi ricordo dunque il fratello maggiore di Tiziano. Sono stati degli studiosi che hanno proposto il nome di Cernotto. Dal mio punto di vista, qui abbiamo ancora Francesco Vecellio, un elemento che volevo sottolineare. Dato molto interessante è che proprio al di sotto del coro abbiamo due tondi. Quello sulla sinistra è un ritratto ideale in forma classica del nostro Girolamo da Priuli, che però, come vedete, corrisponde pressoché in maniera molto simile con il suo ritratto con tanto di nome all'interno del dipinto. Oltre all'ingresso, dunque, all'interno della chiesa, Girolamo Priuli viene a finanziare anche l'altare. Questa è la cappella Priuli, qui Girolamo verrà seppellito, con naturalmente il santo eponimo posto al centro. Viene a finanziare anche gli affreschi della sacrestia, di nuovo affreschi attribuiti a Francesco Vecellio, e poi viene a finanziare in maniera postuma, perché ciò avviene quasi più di un secolo dopo, se non di più, la realizzazione ex novo del coro pensile in controfacciata della chiesa di San Salvador. Qui vedete un dipinto davvero poco noto che si trova al Museo Correr, e ringrazio qui Andrea Bellini per avermelo fornito, dove vedete proprio l'incendio settecentesco dell'edificio, e dalla documentazione che sopravvive sappiamo come la commesseria di Girolamo Priuli fosse utilizzata poi per l'ipotesi di ricostruzione del coro pensile. Ultimo elemento, e qui si chiude il cerchio, della presenza di Girolamo Priuli all'interno della chiesa è legata proprio alla nostra cena in Emmaus. Si è creduto per lungo tempo che l'opera fosse in realtà una committenza del patriarca Antonio Contarini. In verità Contarini viene a commissionare una ultima cena e non una cena in Emmaus. Il dipinto in realtà, l'abbiamo visto, il committente è Girolamo Priuli, perviene a San Salvador probabilmente per il tramite del figlio naturale di Girolamo Priuli, di nome Girolamo, che faceva parte dei canonici regolari. Un articolo di Lorenzo Finocchi Gersi, tra l'altro, ne ricostruisce i movimenti all'interno della chiesa fino a pervenire nella cappella del Santissimo Sacramento, dove lo troviamo oggi. Per chiudere questa digressione sulla figura di Girolamo Priuli, è interessante notare la posizione in cui lui si siede a tavola. Qui abbiamo la figura del Cristo che si palesa in quanto figlio di Dio, in quanto risuscitato. Da un lato abbiamo Cleopa, il quale decide di perseverare sulla via della contemplazione, lo vedete che contempla l'apparizione. Dall'altro lato, forse Luca, comunque la figura di un pellegrino che invece, avuta la rivelazione, si rimette in cammino, e abbiamo la figura di Girolamo Priuli posto proprio al fianco. Girolamo Priuli che dichiara con questo
di voler seguire dunque la via del pellegrino e di dedicarsi anche al prossimo. Ed rimane un punto di domanda quale possa essere stata la natura di questa committenza, ovvero se fosse fatta come voto prima che la banca di Girolamo Priuli fallisse o a seguito del fallimento della banca come riproposizione di un cambiamento etico della propria condotta. Rimane comunque un dipinto molto interessante e che vale sempre la pena andare a rivedere dal vivo. Ora a questo punto ritorniamo al miracolo della reliquia della Vera Croce a Rialto e prometto che sto per concludere. Vi avevo detto come il dipinto ricontestualizza l'avvenimento in chiusura del 400. C'è un altro elemento molto interessante, ovvero una rappresentazione particolare della città. Partiamo dal pubblico. Li vedete, e qui mi passerete questo termine, tutti vestiti con l'abito da festa, ovvero tutti con l'abito più sgargiante, l'abito più ricco, l'abito che può trasmettere in maniera più precisa sia i contemporanei, quindi coloro che vedranno il dipinto, sia coloro che verranno dopo, il livello di ricchezza e di agiatezza che queste figure potevano raggiungere. Quindi lo troviamo in questi tessuti dorati, lo ritroviamo ancora nelle figure di questi compagni della calza con lacci, lacciuoli, insegne relative alla loro compagnia, lo ritroviamo perfino nelle calze divisate del rematore, del gondoliere in questo caso, con delle calze divisate che molto probabilmente corrispondono all'insegna del proprio padrone. Vediamo qui il nobile o può essere anche in realtà un cittadino originario posto sulla propria gondola. Quindi quello che vediamo è una rappresentazione ideale di queste persone che si presentano e proiettano dunque attraverso il loro abito lo status sociale all'interno di una struttura naturalmente, una struttura sociale molto gerarchizzata. Questa raffigurazione ideale non si limita ai personaggi, non si limita al pubblico, ma in realtà si trova anche nella raffigurazione della città e a maggior ragione nella raffigurazione dell'edicola dove avviene il miracolo. Vi faccio solamente vedere attraverso questi dettagli come l'edicola fondamentalmente sembra essere stata costruita in contemporanea con Carpaccio. Tutto è perfetto e soprattutto c'è questa profusione di oro che ne dimostra una qualità elevata, con richiami all'antico, busti, ancora incrostazioni dorate sulle colonne, tutto a indicare uno stato di qualità elevato e soprattutto questa raffigurazione dunque perfetta dell'edicola. Sottolineo questa cosa perché in realtà quello che stiamo guardando è una raffigurazione ideale di Ca' del Papa. Infatti, e qua la potete vedere sempre da un dettaglio tratto dalla pianta prospettica di Jacopo De Barbari, questa l'edicola, a partire del 1451 la sede patriarcale a Venezia non è più a Rialto ma viene spostata a San Pietro di Castello. Quindi fondamentalmente Ca' del Papa viene abbandonata. Già nel 1956 la signoria, onde evitare la rovina degli ambienti di questo edificio, quindi evidentemente c'è già avvisaglia di uno stato, se non decrepito, però comunque già in rovina del luogo, si decide di darlo in affitto agli ambasciatori proprio per evitare la rovina del luogo. Sfortunatamente è proprio la presenza degli ambasciatori e soprattutto della loro soldataglia che porta a rovinare, a portare via proprio, a rubare alcune parti dell'arredamento e dell'edificio in sé stante. Quindi notiamo già a partire dal 1458 uno stato di rovina dell'edificio che comincia e procede nel corso degli anni. Pensate che tra il 76 e l'86 lo stesso edificio, ex sede patriarcale, viene ad essere affittata a un tal Cristoforo Antonelli che lo utilizza come ostello, quindi fondamentalmente come luogo per fermarsi per viandanti, e non fosse solo questo, ma alcuni ambienti dello stesso edificio dove al tempo c'era il patriarca vengono affittati a tessitori e piccoli artigiani. Dobbiamo dunque ipotizzare in questo caso non solo una degradazione dal punto di vista strutturale, ma di certo un suo utilizzo da figure che dal punto di vista sociale ovviamente non ricoprono lo stesso livello di ambasciatori prima e ancora di patriarchi.
Ancora nel 1486 alcuni degli ambienti vengono dati alla Scuola Grande di San Rocco, subentreranno poi dei conflitti con la Chiesa di San Silvestro, a questo punto abbanderanno i luoghi. Per ultimo elemento, siamo ormai nel 1518, dopo il dipinto di Carpaccio, dopo l'incendio, di nuovo però c'è necessità di porre riparo. Ora questa breve parentesi documentaria per sottolineare come quello che vedete e fondamentalmente quello che è rappresentato da Carpaccio non è una immagine precisa, rappresentativa dell'Ariato del tempo, ma è una sua visione ideale. In questo caso Venezia, la città santa, la città fondata il giorno dell'Annunciazione, la città la cui storia è innestata direttamente nella storia di salvezza, è rappresentata nella sua forma ideale e quindi nella sua forma atemporale come città divina. L'unica città che può permettersi di conservare e proteggere le reliquie della Vera Croce, l'unica città a cui Dio ha deciso di affidarla. Vi ringrazio.